tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per aprire i premi della Weekend League e della Division Rivals come ogni giovedì. Oggi abbiamo due ospiti speciali con noi ragazzoli, perché sono Enzo Tramontano del nostro team di Elite Esports e Dani Dir, anche lui ovviamente del nostro team Esports. Abbiamo ragazzoli due fuori classe 1, quindi veramente dei premi pazzescamente incredibili. Come sempre vi ricordo di andarli a seguire su Instagram ragazzoli, nei loro social, vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Nella squadra della settimana ragazzoli, come state vedendo, abbiamo Insigne, Mané, Sadio Mané, Kanté ragazzuoli, c'è cioè tantissima roba. Poi qui abbiamo Goretzka, Vidal, Hakimi, finalmente Mahrez, un team of the week dove c'è qualcosa di più, un giocatore succulento, diciamo ragazzi, Teixeira, quindi comunque abbiamo veramente qualcosa in più rispetto agli altri team of the week dove magari c'era solamente un giocatore buono. Partiamo subito dai premi delle Division Rivals ragazzuoli. Enzo mi ha detto di prendere i premi scambiabili, quindi andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta. Abbiamo praticamente un pacchetto mega e un pacchetto ultimate, quindi tantissima roba. Let's go, riscattiamo subito ragazzuoli, perché ovviamente ha fatto livello 1 delle Division Rivals, appunto in prima divisione. Ma oltre a ciò ovviamente c'è quello che ci interessa adesso, sono i premi della Weekend League ragazzuoli. Fuori classe 1 per Enzuccio, che ha fatto 29-1 se non sbaglio, 125k, due pacchetti da Traif, due pacchetti 100k, ma 3 pick ragazzuoli con tutto quello che abbiamo da vedere. E allora, tutti pronti signori per i pick incredibili? Forza, partiamo col primo. Dai Enzuccio, un bel Mané, Vidal subito, ok. Ok, Vidal, Mario Rui, così, Nagasawa, Kamara e Mizunuma. Penso di prendere Vidal senza troppi problemi, diciamo. Anzi, penso che Enzo avrebbe preso proprio quello. Next player ragazzuoli, ti prego, lo carichiamo un po' ragazzuoli. Tutti carichi, tutti pronti, dai Enzuccio, un bel Maneo Kanté, forza! È uscito Teixeira però, attenzione, 4-4, questa non è una brutta carta, la Rule Breakers veramente costava un botto, tipo 300k, vediamo Enzuccio cosa vuole prendere, me lo sta scrivendo ragazzi, overall alto, ok, quindi vuole Sommer, ok, perfetto, andiamo di Sommer, anche perché lui è uno squadrone, dopo ve lo faccio vedere, non ha senso prendere Teixeira come sub, forse, ultimo pick, dai Maneo Kanté, forza, dai Batshuayi, Goretzka, ok, Goretzkino ragazzuoli, ok, questa è una carta che se ha bisogno potrebbe quasi utilizzarla, non titolare ovviamente perché adesso vi faccio vedere la squadra, però sicuramente è una bella carta rispetto a quello che poteva uscire. Allora, dei top è uscito Goretzka, diciamo, dai, alla fine di quei 4-5 giocatori veramente forti è uscito solo lui. Per ora ci accontentiamo, ma abbiamo ovviamente ancora i pacchetti. Cioè ragazzi, questa è la sua squadra, gioca con Lozano, ok, però abbiamo Vieira. Ah, scusate, no, ha fatto una squadra così perché lui, ricordo che aveva Gullit, aveva un sacco di gente. Ha la squadra così perché deve partecipare appunto al prossimo evento dove ci sono delle restrizioni e appunto deve avere massimo 184 di valutazione la squadra, se non erro, e quindi giustamente ha dovuto, diciamo, cambiarla. Comunque andiamo subito diretti nel negozio, partiamo subito dai pacchetti. Pacchetto mega ragazzuoli, attenzione, vediamo un po', non partiamo con il walkout, ok, stiamo calmi, non ci preoccupiamo. Belga ATT dell'Inter, Romelu Lukakone e nient'altro, adesso sta facendo tutto lui. Vi stavo dicendo ragazzuoli che nei pacchi appunto ha anche i safe garantiti, solamente che mi ha chiesto di non aprirli perché o la prossima settimana o quella dopo dovrebbe uscire, insomma, il resoconto di tutti gli if migliori che dovrebbero mettere appunto al Black Friday, e quindi li vuole aprire lì, non si sa mai appunto che gli uscirà qualcosa di buono. Pacco da 100.000, let's go, forza Enzuccio, sogniamo Enzuccio, possiamo ancora sognare, e allora facciamolo che magari esce un giocatore. Walkout, non è if però è walkout, come on, dai, brasiliano CDC, Casemiro sicuro, esatto, del Real Madrid, Casemiro, 89 di valutazione per lui, che entra così, poteva essere Neymar e invece no, è uscito Casemiro. Vai, skippiamo, vediamo qualcosa, se c'è qualcosa sotto di pazzescamente incredible. Acerbi, Matip, e insomma qua mandiamo su, vediamo se c'è qualche doppione buono, adesso starò andando a vedere, sicuro niente, tutta roba da scartare, e infatti ciao ciao. Next pack ragazzuoli, altro da 100.000, e poi abbiamo l'ultimate. Quindi dai, preghiamo il signore di FIFA, attenzione, niente walkout, mannaggia a lui, mannaggia, niente walkout, però è if, dovrebbe essere if, spagnolo, portiere, sì. No, non è if, ma chi è, scusate, è... ah ok, mamma mia, oddio, 83 di valutazione, via via via, skip skip. Ultimo pacco ragazzuoli, ultimate, e poi andiamo a aprire i premi di Dani, perché i safe vi ho già spiegato il perché appunto Enzo li vuole aprire giustamente. Attenzione, niente walkout, mio dio, che...
che robaccia veramente belga di Vertonghen, tipo Alderweireld. Alderweireld, ok, del Tottenham, mamma mia signori, con lui De Ligt, Luis Alberto, Isco, Ibrahimovic e qualche 83. Vabbè, poteva andare ovviamente meglio con un walkout che non c'è stato, quindi mi dispiace Enzuccio, speriamo di rifarci la prossima settimana. Adesso ragazzuoli, andiamo a aprire i premi di Dani. Ok signori, account di Dani Dir. Allora, ha detto che la Division Rivals ha già riscattato. Andiamo diretti al Foot Champions, signori. Altro fuori classe 1, vediamo un po'. Il primo non è andato benissimo, vabbè, i 6 if non li abbiamo aperti, ma per un motivo ovviamente molto valido. Speriamo però nei pick, ragazzi. Speriamo nei pick. Sono 3, 3 da 5. Li abbiamo trovato Goretzka, dai. Un Mané o un Kanté, per favore. Attenzione, Batshuayi. Oddio, mamma mia, che brutta roba. Almeno prima avevamo visto qualche giocatore interessante, ovvero l'alto, eccetera, eccetera. Partiamo con Batshuayi, ragazzi. Vabbè, non parliamo, dai. Andiamo avanti. Prossimo pick. Ti prego, yay. Uno buono. Teixeira. Mamma mia, aveva anche dato quella laggatina che mi aveva fatto sperare, diciamo. E invece no. Abbiamo trovato Alex Teixeira. E vabbè, lo prendiamo lui. Questo, ragazzuoli, per quanto sta droppando, lo troveremo sempre in VL e farà sempre dei buchi. Ne sono quasi sicuro al 100%. Però ultimo pick, dai, forza, dai Mané, ossa, mamma mia raga, non ci voglio credere, ma sono 5 almeno i buoni, ma uno che fa 28-2, ma dagliene uno, non dico dagliene tutti, dagliene solo uno, almeno uno, cavolo, porca miseria. Vediamo Dani cosa mi dice. Dumfries ha detto, andiamo allora a prendere il buon 92 di fisico per Dumfries. Vabbè, qua teniamo, dai, speriamo che lui gli fa, detto che li apre, speriamo che di andare a far meglio lì, insomma. Quindi abbiamo, vabbè, gli stessi premi che aveva Enzo praticamente. Partiamo dal Mega, poi i due da 100k, l'Ultimate e i due da 6 if, per capirci. Let's go. Calma, concentrati. Ok, il primo pacco, se va così, vabbè, speriamo di partire male per poi, mamma mia, oddio, speriamo di partire male per arrivare poi a qualcosa di buono. Next, signori, pacco da 100.000. Come on EA, give us someone good. Let's go, niente walkout. Oh Gesù, mamma mia, povero Dani, mamma mia. Gueye del PSG, 84, siamo partiti dal niente alla bandiera, quindi il prossimo walkout. E in quelli dopo spacchiamo ancora di più, cioè veramente, guardate che robaccia. 100k di nuovo, dai, cioè al buon Dani, almeno io dico fai fuori classe 1, un milioncino devi tirarlo su dai pacchi, no? Oh Gesù, neanche walkout di nuovo, ma che succede oggi ragazzuoli? Spagnolo CDC del City, Rodri, oh mio Dio, che brutta roba, ma che paccacci brutti, incredibile. Vediamo un po' l'inglese di Roberto Richarlison, mamma mia, Morata, cancelliamo subito. Io spero nella gioia degli if veramente, però abbiamo il pacco ultimate ancora, quindi speriamo nella gioia del pacco ultimate prima, poi speriamo alle altre gioie. Raga, non ho parole. Dani, veramente non ho parole, te lo giuro. Tagliafico. Cioè, Dani, abbiamo aperto 2 da 100, 1 da 125.000. Tagliafico. Oh mio Dio, raga, si tre. Guarda, non parlo, ragazzi, non parlo perché... Descrivete voi quello che sta succedendo. Veramente è incredibile. Incredibile, cioè... Boh, non lo so. Pacchi da 3, ragazzi, vai. Ne abbiamo 2. Partiamo subito. Speriamo. Dai, il walkout. Raga, ma che succede? Ma neanche il walkout, ma stiamo scherzando? Tra if, c'è un sacco di gente oggi nel team. Cioè, non dico dammi Mané o Kanté, però il walkout 84 più Kufal. Oh mio Dio. Cioè, qui Dani, secondo me, si sta mettendo a piangere, davvero. Adesso gli rimando su che così fa quello che vuole dopo. Cioè... Ah, ragazzi, usciamo dal negozio che si deve un attimo riprendere, rientriamo e adesso apriamo, vai. Cioè, non scherziamo, dai. Sti ragazzi qua, poverini, si fanno un mazzo così. Dacci walkout. Non ho parole. Ve lo giuro, non ho parole. Dumfries, quello che abbiamo preso prima nei pick. Ve lo giuro, non ho parole. Io penso che Dani voglia morire. Cioè, abbiamo fatto meno di 100k con tutto il premio. Cioè, veramente un qualcosa... di incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Quindi ragazzi, questi erano i premi, insomma, dei nostri due player. Penso, cioè, Goretzka nei pick 86 il migliore, io non lo so. In questo momento probabilmente sono in live su Twitch, quindi vi aspetto, venite insomma a vedere, sto aprendo i vostri di premi, trovate il link nella descrizione, seguite i nostri ragazzuoli di Elite Esports, mi raccomando, supportateci sempre e nulla, fatemi sapere voi nei commenti cosa avete trovato. Grazie a tutti, grazie di tutto e noi come sempre
ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.